Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. Allora, vi dico subito che vedrete tipo una caterva di video dove sono vestito così, abbiate pietà, però questo doveva assolutamente uscire prima degli altri perché come avrete visto sicuramente dal titolo è una collaborazione con il mondo di Crafty Mary. Qualche giorno fa ho pubblicato per la 20 Reasons Challenge, ideata da Nadia Tempest e da Paghi, la foto di una pizza, perché ci era stato chiesto di pubblicare la foto del nostro cibo preferito, se non erro, doveva essere quello, lo step 2. E Mary mi ha contattato su Instagram prima, su Facebook poi, dicendomi perché non facciamo un tag sulla pizza, a meno che non esista. Ho controllato e non esiste, perlomeno non in italiano, c'è qualcosa in inglese, ma è una roba intraducibile. E siamo qui a farvi questo collab tag, di cui devo dire la verità, il 70% delle domande le ha fatte Mary, perché io fantasia un cantuccio è rimasto lì. E niente, non perdiamo altro tempo, però andiamo con le domande che già mi hanno fatto perdere tempo prima di fare questo video. Pizza all'asporto o in pizzeria? Sarà che io vado poco in pizzeria per scelta degli altri. Però dico pizzeria, perché si vedono altre persone, perché ci puoi aggiungere il dessert, il dolce e quanto schifo che farò. Che tipo di farina preferisci per la pizza? Qui no, non lo so, mi trovate inesperto, diciamo basta che se magni, detto proprio, vabbè. Lievito di birra o lievito madre? Idem con patatine come sopra? Non lo so, non ne ho idea, spero che le persone che taggeremo saranno più esperte di me, che taggerò. Prendi sempre la solita pizza o cambi gusti? No, io odio profondamente la monotonia. Devo cambiare continuamente diverse cose, se avete visto i miei video lo sapete. Fra questi entra anche il tipo di pizza. Preferisci la pizza della pizzeria o quella fatta in casa? Allora, io ho fatto poco confronto con la pizza fatta in casa, sono sincero, non sono stato a contatto con persone che amano troppo cucinare nella mia vita. Però le poche pizze che ho mangiato fatte in casa mi sono piaciute. Pizza alta come da tradizione oppure no? Allora, questa è una delle domande che ho fatto io, infatti rispondo subito che io la voglio alta e croccante, devo proprio fare scroncio in bocca. Come da tradizione rigorosamente napoletana, appunto. Hai mai assaggiato la pizza con la Nutella? E se sì, ti è piaciuta? Sì, ho assaggiato la pizza con la Nutella. Però devo dire che non mi ha fatto ammattire, perché effettivamente non avevo mai mangiato una così alta concentrazione di Nutella tutta in un pasto. Dopo un po' il sapore della Nutella va un po' a farsi benedire. Quante volte ho detto Nutella italiano? Ok. Componi la tua pizza ideale. Puoi spendere quanto vuoi, ma devi scegliere minimo un ingrediente, massimo 6. Allora, la mia pizza ideale, vabbè, la solita base, pasta, eccetera. E quello non conta come ingrediente, diciamo. Poi ci metterei pere, perché ho assaggiato la cacio e pepe, mi è piaciuta, noci, gorgonzola, patatine tanto per fare schifo, e facciamo anche prosciutto, vai, facciamo proprio i maialini, non dico altro, se no YouTube poi si offende. Acquisti pizze surgelate? E se sì, che marche e che gusti preferisci? Allora, non faccio in prima persona la spesa, perché per ovvie ragioni, però le persone con cui vivo comprano qualche volta pizze surgelate e io non ho idea della marca, per cui anche questa domanda mi trova impreparato, purtroppo ho meno fantasia di Mary, come potrete capire. Se dovessi aprire una pizzeria, come sarebbe e come la chiameresti? Allora, sicuramente chi mi conosce bene capirà il senso del titolo.
si chiamerebbe Bear Pizza. Magari ora la pronuncia non è venuta benissimo, però Bear nel senso di orso, pizza, che rispecchia quelli che sono appunto i miei gusti. Sarebbe un locale colorato, perché a me troppi muri bianchi tutti insieme non è che facciano impazzire. Sicuramente parte dei dipendenti sarebbero disabili, ma non solo per una questione di legge, ma di principio. Poi lo direbbe anche la legge, ma questo è un altro discorso. E anche la divisa sarebbe colorata. E i cani devono assolutamente entrare, perché vi assicuro che non dappertutto è così. E poi, boh, non mi vengono in mente ora come ora altre caratteristiche. Comunque un posto colorato con almeno uno o due dipendenti disabili. Ah, e ovviamente gli omofobi fuori dal locale. Ultima domanda, domanda numero 11, tagga qualcuno. Io me li sono preparati, perché se no sto lì mezz'ora a dire oddio chi tagga. Io vorrei vedere questo tag rifatto da Ambra Stella, la mia amica, Eleonora Barbieri, che in qualche video ha detto che il suo cibo preferito è la pizza. E poi volevo provare a taggare Ambra Cozzi. E sì. Mamma consiglia. Ciao Linda, spero tu voglia rifare questo tag. Niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Vi lascio nell'info box il canale e, se riusciamo, anche il video di Crafty Mary, che saluto. Ringrazio per avermi chiesto questa collaborazione, e io mi gaso sempre quando mi chiedete le collaborazioni. Vi invito, se non l'avete già fatto, se magari siete nuovi perché siete venuti tramite Mary, a iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere i propri video. Oh, mi sono fissato con questi propri video. Per non perdere i prossimi video, seguirmi su Instagram, Facebook, Twitter, su tutti i social, prendervi il mio bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!